Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione. Buongiorno anche a chi ci segue in streaming sul sito www.nettunotv.tv. Partiamo con la cronaca perché ieri sera alle 23 una coppia di cittadini moldavi, 40 anni lei, 41 anni lui, che viaggiavano sull'autobus 27, sono stati controllati e non erano in possesso del titolo di viaggio. Visto il tasso alcolico, i due hanno ingaggiato un tira e molla con il controllore e ne è nato un litigio. È stata chiamata dunque la polizia, ma anche gli agenti hanno fatto fatica a riportarli alla calma. Si rifiutavano di salire sulla volante, infatti, ed esibire i documenti. È finita con una denuncia per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione per ubriachezza manifesta. Cambiamo argomento, parliamo di politica, si avvicinano sempre di più le elezioni del 4 marzo e allora il popolo della famiglia è l'unica alternativa ad un futuro governo delle larghe intese. A dirlo è Mario Adinolfi, leader nazionale del popolo della famiglia, intervistato da Francesco Spada. Bologna è una terra dove già abbiamo sperimentato 2 anni fa la corsa alla carica di sindaco con la candidatura autonoma, esattamente con questo schema, con Mirko De Carli candidato sindaco, già ottenendo dopo poche settimane dalla nascita del popolo della famiglia un importante risultato dell'1,3%. 2 anni dopo ci sentiamo in crescita, vediamo più affetto da parte dei bolognesi, più conoscenza del nostro simbolo, che è una cosa importante in campagna elettorale. Quindi le proposte del Popolo della Famiglia e la classe dirigente proposta dal Popolo della Famiglia per la carica di deputato, di senatore, persone che vengono dalla società civile, come si suol dire, ma fondamentalmente persone impegnate a testimoniare davvero i valori della vita e della famiglia, sono una garanzia di contatto fecondo con i bolognesi, quindi sono certo che il risultato sarà importante, sarà un risultato che ci vedrà in crescita, sarà un risultato che dirà ancora una volta che Bologna è capofila di un percorso di movimento nazionale che sta dando interessanti novità al panorama politico tutto. Siamo nati come movimento di ispirazione cristiana sui principi essenziali, dopo una legislatura oggettivamente terrificante dal punto di vista della produzione normativa in termini di cultura della vita e cultura della famiglia, cioè leggi totalmente antitetiche a questa cultura, la nostra risposta ha trovato terreno fecondo sicuramente a Bologna e in tutta Italia. Rimaniamo sul discorso delle elezioni, andiamo a leggere il messaggio dell'Episcopato dell'Emilia-Romagna in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Tra le altre cose si legge che c'è una seria preoccupazione per alcuni problemi che dovranno costituire gli obiettivi centrali dell'azione dei futuri eletti, il dramma dei giovani disoccupati, degli esclusi dal mondo del lavoro, le famiglie provate dalla precarietà, dalla povertà e dalla fragilità dei legami, oggi meno protetti. Il calo demografico e la debole difesa della vita dall'inizio alla fine del suo percorso naturale. E poi il forte bisogno di sostegno per tutti i luoghi educativi, civili o ecclesiali, per i ragazzi e i giovani, soprattutto la scuola. E inoltre anche i servizi, ai malati e agli anziani, l'accoglienza regolamentata e l'inclusione sociale dei migranti. Il messaggio continua dicendo: Papa Francesco a Cesena ha chiesto a tutti gli amministratori pubblici che si realizzi la buona politica, non quella servita alle ambizioni individuali o alla prepotenza di fazioni o centri di interessi. Una politica che non sia né serva né padrona, ma amica e collaboratrice, non paurosa o avventata, ma responsabile, quindi coraggiosa e prudente nello stesso tempo. Una politica che faccia crescere il coinvolgimento delle persone, la loro progressiva inclusione e partecipazione, che non lasci ai margini alcune categorie, che non saccheggi e inquini le risorse naturali. Per quanto riguarda invece i criteri per la scelta, continua il messaggio dicendo: ha chiesto però non solo ai politici, ma a tutti noi di riscoprire il valore della convivenza civile e di dare il nostro contributo, pronti a far prevalere il bene del tutto su quello di una parte. Pronti a riconoscere che ogni idea va verificata e rimodellata nel confronto con la realtà, pronti a riconoscere che è fondamentale avviare iniziative suscitando ampie collaborazioni più che puntare all'occupazione dei posti. Siate esigenti con voi stessi e con gli altri, sapendo che l'impegno coscienzioso preceduto da un'idonea preparazione darà il suo frutto e farà crescere il bene e persino la felicità delle persone. Ascoltate tutti, tutti hanno diritto di far sentire la loro voce, ma specialmente ascoltate i giovani e gli anziani. Siano questi per i nostri fedeli e per tutti i concittadini i criteri che orientino nella scelta dei buoni politici, perché il loro sia un reale servizio alle famiglie, ai più poveri, all'intera cittadinanza. Finisce il messaggio dicendo: tutti i cristiani, anche i pastori, sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore. Questo appunto parte del messaggio scritto
dall'Episcopato dell'Emilia-Romagna in vista delle elezioni. Noi cambiamo argomento perché oggi è la giornata inaugurale degli eventi Alma Orienta e Career Day promosse dall'Alma Mater di Bologna per l'orientamento universitario. Andiamo a sentire le parole del rettore Francesco Ubertini, che ci ha fornito dati importanti in merito all'aumento di iscritti, in particolare stranieri, presso l'Alma Mater. L'intervista di Mario Giuliante. Gli studenti stranieri oggi sono, diciamo, l'8% complessivamente, sono più del 10% nelle lauree magistrali. Per darvi un numero, i nuovi immatricolati internazionali sono più di 1900 quest'anno, quindi diciamo una dimensione, una componente di studenti internazionali che comincia ad essere significativa. Assolutamente, cresce costantemente tutti gli anni. Se noi guardiamo i dati degli ultimi anni, crescono gli studenti che si immatricolano all'Università di Bologna, sono in continua crescita, crescono gli studenti che vengono da fuori regione, crescono gli studenti internazionali e, altro dato secondo me molto positivo, crescono gli studenti regolari, cioè oggi l'80% dei nostri studenti ha un percorso di studi regolari, il che significa, esatto, e diminuiscono i fuori corso. Quindi i dati sono tutti complessivamente molto positivi. Il nostro problema adesso è che siamo in una crisi di crescita, perché la nostra capacità ricettiva, diciamo, raggiunge poi un limite dovuto ai docenti che abbiamo, però il dato complessivo è molto positivo, molto positivo. Il rettore ha parlato anche dell'esigenza di investire in infrastrutture e puntare ad un aumento di assunzioni di docenti per fronteggiare all'alto numero di iscritti nell'Ateneo di Bologna. Andiamo a sentirlo. Quest'anno, per il primo anno dopo molto tempo, torniamo ad un turnover al 100%. E questo, insieme a qualche misura straordinaria che ha fatto il governo, come il piano straordinario dei ricercatori di tipo B, il secondo che è stato messo nella legge di stabilità dell'anno scorso e che a giorni arriveranno la comunicazione del decreto, permette all'università di riprendere a crescere col corpo docente. È chiaro che noi abbiamo bisogno che questa misura venga stabilizzata, e cioè che anche nei prossimi anni venga ripetuta e non sia una misura eccezionale. Però diciamo, io sono fiducioso. Noi siamo un paese che in questo momento ha un numero di laureati nella fascia giovanile troppo basso e troppo lontano dagli obiettivi europei. Quindi abbiamo bisogno di, come sistema paese, abbiamo bisogno di crescere in maniera significativa il numero dei laureati. Per far questo abbiamo bisogno, se vogliamo mantenere la qualità e quella che vogliamo, abbiamo bisogno, e qui faccio un discorso di sistema paese, abbiamo bisogno di investimenti in infrastrutture e in personale docente. Alma Orienta e Career Day si sono tenute nei padiglioni della Fiera di Bologna. Allora era presente anche il presidente di Bologna Fiera, Giampiero Calzolari, con il quale abbiamo parlato della giornata dell'orientamento, ma anche della situazione attuale delle aziende bolognesi in termini di ripresa. Ancora Mario Giuliante. Tanto devo dire che è davvero emozionante vedere questi ragazzi con questo spirito così intraprendente venire per cercare di rendersi conto di quale può essere un'opportunità per il loro futuro. E mi fa piacere che ci sia questa collaborazione con l'università e la nostra fiera, che si sta presentando nel migliore dei modi. Abbiamo una bellissima vuol dire, restituzione anche degli spazi. È una collaborazione molto positiva e soprattutto qui credo che si gettino le basi per il futuro del nostro paese, della nostra economia e anche della nostra comunità, quindi è assolutamente un motivo di soddisfazione. Ecco, rimaniamo un attimo sul territorio, parliamo di industria, come sta l'industria bolognese in questo momento? L'industria, mi pare, bolognese in particolare, che stia andando molto bene, è un'industria molto orientata all'export e sta accogliendo molto positivamente. I numeri del nostro territorio sono numeri tutti con segno positivo, e diciamo così che siamo fra le regioni, fra i territori che tirano un po' la volata dell'uscita dalla crisi. Ormai mi sento di dire che in questo territorio dalla crisi siamo già usciti,
adesso bisogna entrare nella crescita, che ovviamente per alcune aziende è già un fatto acquisito, ma mi pare di capire che ci sia un bel treno con alcune belle locomotive che tirano. Tanti ragazzi presenti a questa giornata, allora andiamo a sentire il loro pensiero e le loro parole in merito a quello che è il loro futuro in termini di lavoro e anche in termini di università. Il Vox Populi di Mario Giuliante, partiamo con quello che riguarda Alma Orienta e dunque il pensiero dei ragazzi sull'università. Matteo, quale indirizzo hai scelto? Verso cosa vorresti orientarti? Allora, io sono interessato su cultura, tecnica e della moda. E mi interessava il campo, ero anche indeciso sul DAMS. L'evento è molto interessante, molto bello, però c'è un sacco di gente e non è che c'è molta gente che ti aiuta a indirizzarti dove vuoi. Allora, io mi chiamo Leonardo Stanzani, vengo da Sant'Agata Bolognese e sarei propenso a fare l'Università Scienze Motorie, perché facendo il liceo sportivo mi piacerebbe rimanere in ambito magari dirigenziale o comunque nell'ambito sportivo, ecco. Vengo da Forlì e faccio il liceo linguistico, sono in quarta, classico linguistico, e non ho assolutamente idea di cosa fare, infatti ho preso un po' di tutto per cercare di capire più o meno. Questa era Vox Populi in merito appunto ad Alma Orienta, andiamo a sentire anche le parole dei neolaureati e dunque quelli indirizzati al mondo del lavoro, quello che riguarda il Career Day. Come ti chiami e verso quale tipo di azienda sei orientata? Allora, mi chiamo Serena e sono orientata principalmente verso le aziende farmaceutiche, in quanto appunto offrono una maggiore opportunità lavorativa perché investono maggiormente nell'innovazione e nella ricerca. Ecco, com'è l'approccio di un neolaureato al mondo del lavoro? Allora, per quanto riguarda alcune aziende, soprattutto le farmaceutiche, sono anche molto disponibili nella formazione dei neolaureati, mentre per quanto riguarda multinazionali più grandi, sì, sono più orientate nella formazione del neolaureato, mentre quelle un po' più piccole tendono a richiedere una maggiore esperienza e quindi per noi giovani comunque è molto complicato, uscendo dall'università, capire esattamente quello che uno vuole fare e trovare così facilmente comunque opportunità, visto che richiedono molti anni di esperienza. Mi chiamo Elena, ho 24 anni e mi sto lavorando in giurisprudenza. Verso quale ambito sei orientata? Sono orientata verso l'ambito aziendale, quindi di consulenza legale o di gestione del personale, risorse del personale. E sì, l'ambito di, insomma, diciamo, classico da avvocato o magistrato non mi interessa più di tanto, preferisco lavorare in azienda, cioè preferirei lavorare in azienda. Dunque, io mi chiamo Giampaolo, sono un neolaureato in biologia della salute, ho consegnato diversi curriculum già sia ad aziende multinazionali e adesso sto facendo la fila per la PAM. Cioè, sicuramente è un'ottima opportunità questo Career Day, perché c'è la possibilità anche di lasciare curriculum, fare dei brevi colloqui. Alcuni hanno detto che al momento non hanno tante cose da offrire, altri invece hanno consigliato comunque di tenere sempre sotto controllo i siti. Insomma, candidarsi oltre a fare questi brevi colloqui con loro, quindi poi bisogna sempre un po' aspettare e sperare. E continuiamo il nostro telegiornale con un ospite in studio, allora diamo il benvenuto a Giulia Iseppi, benvenuta. Buongiorno, grazie. Ricercatrice presso l'Università La Sapienza, hai scritto un libro, una pubblicazione che si chiama Memoria e tutela, il patrimonio artistico del territorio di Montevideo. Raccontaci un po' di cosa si tratta. Allora, questo progetto nasce 3 anni fa dalla collaborazione fra alcune istituzioni e diversi studiosi. È un libro che non ho scritto da sola. Il co-curatore è il dottor Domenico Cerami, studioso e docente di storia. L'attenzione sul territorio di Montevideo è venuta proprio in virtù di una disattenzione storica su questo territorio e delle sue opere d'arte, che erano quasi tutte bisognose di restauro, esatto. Molte di esse erano state collocate in luoghi non adatti alla conservazione e alla fruizione, quindi l'Associazione Amici dell'Abbazia di Montevideo ha promosso e voluto fortemente questo progetto, di questo volume, che finalmente catalogava tutte le opere presenti, le opere d'arte presenti nelle chiese e negli oratori di questo territorio. È un progetto che ha trovato l'appoggio di molte istituzioni,
prima fra tutte la Curia di Bologna, la quale ha sostenuto molto il progetto proprio in virtù della messa in sicurezza di queste opere, che finalmente potevano essere rese fruibili non solo a un pubblico di osservatori e ammiratori, ma anche dei fedeli che ogni giorno frequentano questi luoghi sacri, che comunque sono aperti al pubblico e ai fedeli. E poi anche di istituzioni museali, perché poi alcune opere sono conservate oggi, hanno una tradizione storica che purtroppo le ha tolte dal loro territorio di provenienza, per cui sono state poi destinate alla conservazione in sedi museali, come la Pinacoteca di Bologna, uh-huh. Dove si conserva la famosa Assunta di Lorenzo Costa, che era nell'abbazia di Monteveglio, ma anche in musei stranieri. Per esempio abbiamo avuto l'appoggio del North Carolina Museum, museo americano, che conserva la predella, cioè la parte inferiore appunto della nostra Assunta. Si tratta di tutte opere che stanno nella zona di Monteveglio, in generale nel territorio di Valsamoggia, proprio concentrato su Monteveglio? Pure. Allora, questo primo volume noi l'abbiamo voluto concentrare proprio sulla zona di Monteveglio, quindi Monteveglio e dintorni, le frazioni di Montebudello e Oliveto, soprattutto con gli oratori annessi, molti dei quali non esistono più, per cui le opere sono state spostate nelle chiese limitrofe. E questo è il primo di una serie di appuntamenti editoriali che noi vorremmo creare con l'appoggio di una casa editrice che ha creduto molto in questo progetto, che è la Bologna University Press, e dedicare poi futuro spazio alle altre zone, alle altre zone esattamente del comprensorio della Valsamoggia, ampliando questo progetto poi a tutte le opere d'arte del territorio che abbiamo scelto. Il libro verrà presentato il 23 di febbraio all'Archiginnasio. Vi aspettate insomma tanta gente anche? Sì, noi lo speriamo. Verrà presentato il 23 febbraio alle 17.30 nella sala dello Stabat Mater dell'Archiginnasio. Saranno presenti due relatori d'eccezione, che sono Angelo Mazza, che è il conservatore delle collezioni Carisbo di Bologna, e Giovanna Degli Esposti, professoressa storica dell'arte e preside di un liceo bolognese. Li abbiamo voluti proprio per rappresentare anche la duplice faccia del nostro progetto, che da un lato è lo studio e la ricerca che a livello universitario e a livello accademico si può svolgere su queste opere d'arte, ma anche la fruizione a un ampio pubblico, che speriamo possa arrivare anche a livello didattico, anche a un pubblico scolastico, quindi molto giovane, per fare in modo che la tutela e la memoria di queste opere possa partire fin dai giovanissimi. Allora, ricordiamo l'appuntamento venerdì 23 alle 17.30, la presentazione del libro Memoria e tutela del patrimonio artistico del territorio di Monteveglio. Grazie mille a Giulia Iseppi, grazie per essere stata con noi. Noi continuiamo il nostro telegiornale, parliamo ancora in un certo senso di arte e di cultura, perché è stata cominciata una sorta di raccolta fondi per restaurare e per rendere ancora più vivibile il famoso faro di Gaggio Montano, in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, con Bologna Welcome e ovviamente con il comune di Gaggio Montano partirà questa raccolta fondi. Andiamo a sentire in merito il direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli. Oggi, in collaborazione con il Comune di Gaggio Montano, come Confcommercio Ascom, facciamo partire una raccolta fondi per riportare l'antico faro di Gaggio Montano non solo al suo splendore, ma specialmente a tornare ad essere funzionante e quindi illuminare anche le notti dell'Appennino bolognese. È una bella iniziativa, è un intervento che tra l'altro ci ha anche sorpreso quando ci è stato proposto, perché probabilmente non tutti conoscono il fatto che esiste nel nostro Appennino un faro. Normalmente si pensa a questo sul mare, mentre invece esistono anche in Appennino. Questo è l'unico presente nell'Appennino bolognese e abbiamo pensato che fosse un modo anche per sottolineare l'attenzione della nostra organizzazione, della Confcommercio Ascom, a favore non solo delle imprese ma anche delle famiglie dei residenti dell'Appennino. Quindi un segnale di attenzione. Che tempi vi siete dati per arrivare a fare questa raccolta fondi?
La raccolta fondi procederà fino alla fine di aprile e comunque i lavori partiranno a breve in maniera tale che per la fine del mese di aprile in ogni caso andremo anche a inaugurare. E su questo argomento andiamo a sentire anche il sindaco di Gaggiomontano, Maria Elisabetta Tanario. Noi è una cosa assolutamente importante perché il faro non solo è l'elemento che ci caratterizza da sempre, ma crediamo davvero che abbia in sé delle grandi opportunità anche dal punto di vista turistico e quindi di promozione territoriale in senso più generale. Quindi insomma questa iniziativa non può che lasciarci assolutamente soddisfatti ed entusiasti. Verranno fatte delle modifiche al faro oppure ci sarà solamente l'innovazione, diciamo, il restauro? Ma sì, io credo che sia il caso di non modificarlo nella sua struttura perché è già, come dicevo, un elemento davvero caratterizzante del territorio. Lo renderemo semplicemente maggiormente fruibile perché vorremmo che le persone potessero accedervi in maniera più comoda e soprattutto sicura. Sono tante iniziative legate anche al vostro territorio? Sì, ci sono comunque iniziative che sono volte proprio a promuovere questa particolarità perché davvero un faro in montagna è assolutamente un unicum e soprattutto è di fatto un punto di vista privilegiato per tutta la vallata, quindi anche noi cercheremo di promuoverlo con iniziative, con diciamo eventi che si realizzeranno lì in modo tale che le persone possano meglio rendersi conto di quanto insomma quel punto sia particolarmente, come dire, panoramico rispetto a tutta la vallata e sia davvero qualcosa, ripeto, di caratterizzante, di unico. E continuiamo il nostro telegiornale con un nuovo ospite, allora diamo il benvenuto ad Antonio Ricossa. Ciao Antonio. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Autore e conduttore di Elettori in Scena, prima di parlare di cosa si tratta andiamo a vedere questo brevissimo promo che in un certo senso anticipa già quello che sarà Elettori in Scena. Il protagonista sei tu! Col camper di Nettuno TV sarò in questa piazza, questo giorno, a questa ora. Ti aspetto! Allora, abbiamo quasi già detto tutto? No, in realtà no. Raccontaci un po' che cos'è Elettori in Scena. Allora, Elettori in Scena è una trasmissione che vuole spostare l'attenzione in questo momento di campagna elettorale, cioè l'attenzione è focalizzata inevitabilmente sui politici di ogni parte, destra, sinistra, centro, quello che vogliamo. E noi però ci siamo fatti una domanda, io e le altre persone, insomma, una redazione, quindi non è solo un merito mio il risultato che verrà fuori. Abbiamo deciso di portare l'attenzione sulla popolazione, lo dice la Costituzione, sì, lo dice la Costituzione, il popolo è sovrano, però alla fine è sempre l'ultimo che ha parola. Noi abbiamo detto no, in questa trasmissione il protagonista è il popolo, però deve rispettare delle regole. Siccome ci sono trasmissioni appunto dove si parla o di populismo o nascono polemiche, abbiamo deciso delle regole severe, chiamiamole così. Non si può nominare un partito politico, non si può nominare un candidato politico e non bisogna fare polemica. Diciamo, queste le tre regole importanti per riuscire ad avere parola nella nostra trasmissione. Andrete in giro in vari luoghi, domani sarete a Casalecchio. Domani siamo a Casalecchio, alla piazza del mercato, più comunemente chiamata la piazza dove c'è il mercato il mercoledì. Siamo stati a Bologna domenica che pioveva e siamo stati tutto sommato contenti perché abbiamo preso una cinquantina di interviste e ci siamo accorti veramente che c'è un disagio fortissimo. È questo che c'è un disagio fortissimo, quello che noi volevamo toccare con mano. Molta gente è disorientata, non sa che scelte fare, non si sente rappresentata dall'attuale classe politica, e che è spaventoso, insomma. State creando un contenuto che andrà in onda proprio in occasione delle elezioni. Andrà in onda prima del silenzio elettorale, appunto su Nettuno TV, il 2 marzo alle 22:45. La trasmissione sarà oltretutto dinamica, abbiamo due comici di Zelig, di cui non vi svelo niente perché vi consegneremo stasera gli spot con loro, saranno diversi spot, tutti diversi, per cui ci sono ovviamente delle piccole gag all'interno, certo, che annunciano, fanno capire come sarà la trasmissione, però l'impronta che vogliamo dare, sulla quale abbiamo lavorato, è proprio di una trasmissione leggera, proprio che
le persone stanche, perché purtroppo quello che ho percepito andando a fare le interviste è stanchezza, cioè, come dire, non ne posso più. Di questo, tutta questa politica. Ti chiedo un'altra cosa, domani in collaborazione con Nettuno TV sarete a Casalecchio, specifichiamo sì, anche questo. Sì, saremo proprio col camper di Nettuno TV, quindi noi facciamo sia delle interviste andando in giro noi da soli e sia con l'immagine istituzionale di Nettuno TV. E saremo lì a fare le interviste, poi ci spostiamo anche in giro per Casalecchio senza il camper. Grazie Antonio, grazie mille per essere stato con noi. Vuoi aggiungere qualcosa su questa iniziativa? Ma guarda, quello che io posso aggiungere appunto che non mettendo un lato comico, appunto avendo gli attori comici, la trasmissione sicuramente sarà cioè divertente, nel senso che non andrà a stancare, durerà un'ora circa e speriamo di riuscire appunto a dare veramente, ci stiamo riuscendo a mio avviso, certo, dare proprio la voce alle persone e trasmettere, si spera che la guardino anche i politici questa trasmissione, trasmettere il polso della situazione che secondo me è drammatica, perché voglio ricordare che ci sono sempre più astensionisti, quindi il dramma è quello, sempre più persone che hanno oltre che un diritto, un dovere sancito dalla Costituzione, ma uno non sa come assolvere il suo dovere perché ha il disagio di non saper fare una scelta. E allora, elettori in scena su Nettuno TV con Antonio Ricossa e ovviamente tutti i tuoi collaboratori. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Apriamo adesso la pagina sportiva, lo facciamo parlando del Bologna perché non arrivano buone notizie da Casteldebole, infortunio infatti a Rodrigo Palacio, si tratta di una ieri ha accusato un risentimento muscolare nel corso dell'allenamento della giornata di ieri alla coscia sinistra. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione del retto femorale, tempi di recupero previsti sulle 3-4 settimane. Questo è quanto viene comunicato dal Bologna FC in merito alle condizioni di Rodrigo Palacio. Parliamo anche di basket e di Fortitudo, perché ieri sera è arrivata la vittoria contro Imola, una vittoria che dà la testa della classifica alla squadra di coach Matteo Bonicciolli, ma anche di Stefano Comuzzo, che ieri ha ottenuto la quinta vittoria in 5 partite da capo allenatore. Il finale contro Imola è 83-81 grazie a un ottimo secondo tempo della Fortitudo, che era partita male, complice anche l'ottimo avvio di Imola. Andiamo a sentire Comuzzo nel post partita. È stata una partita dura e dura come ce l'aspettavamo, nel senso che oggi, anche se l'avversario poteva sembrare di livello inferiore al nostro, c'era una componente emotiva importante, che era la posta in palio molto grossa e molto, molto pesante. Abbiamo cominciato la partita nel primo tempo con il freno a mano tirato, non siamo riusciti ad avere l'intensità difensiva solita e quella che volevamo avere. Eravamo molto contratti, anche in attacco eravamo molto lenti ad eseguire giochi e situazioni. E un po', se mi passate il termine, aspettavamo che la partita venisse da noi e di non dover essere noi ad andare a prenderci la partita. E l'Imola è infierito perché è una squadra allenata benissimo, che gioca molto bene, e per cui se gli lasci fare eseguire le proprie cose, giocare, sono in grado di fare del male a tutti, e non è un caso che abbiano battuto tutte le squadre top di questa categoria. E così è successo. Nel secondo tempo siamo invece riusciti a cambiare registro, a mettere soprattutto a cambiare il ritmo in difesa prima di tutto, a giocare anche in transizione contropiede. E alla fine, quando loro hanno fatto anche diverse difese, hanno fatto una difesa molto tattica, hanno cambiato difesa ogni azione, siamo stati anche sufficientemente lucidi per vincere la partita. E la partita, per come si era messa, siamo riusciti a recuperarla molto bene, con voglia, con desiderio, e i ragazzi sono stati bravissimi, perché a un certo punto era veramente dura ed era veramente difficile pensare di cambiarla, nel senso di invertire la rotta e di invertire l'inizio.
Oggi giorno di riposo per la Fortitudo, squadra che tornerà ad allenarsi poi nella giornata di domani, sarà poi il weekend libero per i ragazzi bianco-blu in vista poi degli impegni della settimana prossima, quando si giocherà la Coppa Italia. E l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie alla regia di Marco Sortino, grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera col telegiornale, alle 19:15, a voi tutti, buon proseguimento di giornata.